forse tutto parte dal forte risa di Lucca e da quel traversone all'83esimo di Francesco Rillo, di un tale Francesco Rillo. Noi con Marco ci conosciamo da tempo, quindi quando so che lui quando va in mezzo ci va sempre deciso, l'ho guardato, l'ho messa in mezzo, fortunatamente è andata bene. Diciamo che sono un po' figlio d'arte, sia mio fratello che mio padre avevano un bel piede, erano entrambi, mio fratello sinistro, mio padre era un destro, però avevano tutti e due un bel piede, diciamo che un po' di famiglia, però ovviamente ci ho lavorato molto anche su quello. E adesso sì, sto lavorando molto anche sulla, già sono migliorato rispetto a qualche anno fa, ma sto migliorando molto sulla struttura per mettere qualche chiletto in più. Certo, sì, siamo una squadra nuova, siamo una squadra giovane, però penso che ci sono tanti margini di miglioramento. Magari ci poteva stare, come perché magari anche l'anno scorso a Caserta all'inizio non è stato dei migliori, ma alla fine poi siamo arrivati ai playoff, quindi è un inizio che ci può stare, capire bene ciò che vuole il mister. Poi ci sta anche il fatto che siamo una squadra giovane, ma tutto fa esperienza, diciamo, quindi piano piano capiremo le cose da migliorare, dove commettiamo gli errori. Io penso che però alla lunga con questa filosofia poi avremo i risultati sperati. Magari adesso ci siamo liberati, dobbiamo cavalcare l'onda dell'entusiasmo e continuare così per fare un'altra vittoria.